Salvadori. A centrocampo col numero 3 Girolin, col numero 15 Cicchieri, col numero 10 Girseu, col numero 7 Conte, col numero 4 Boniek, che questi ultimi due sostengono l'azione. Robusto la trama dei giocatori argentini, pericoloso questo calcio di punizione, posizione quasi centrale. Siamo a circa 30 metri, forse qualcosa di meno. Palma è sulla palla, il tiro finisce sulla barriera, Kitzad è nella zona di Argota, gli si affianca Di Leo e Argota serve molto bene Di Leo, possibilità di cross radente e gol da parte della squadra argentina del Rosario Central per merito di Bauza che si era spinto in avanti. 32esimo minuto di gioco del primo tempo, Rosario Central 1 Roma 0. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione, ecco gli argentini presenti che festeggiano il gol con cui Rosario Central si è portato in vantaggio e vedete che Bauza è liberissimo. Bauza ha giocato questa partita, si è rotto l'azione argentina molto bene, confermando il suo pieno recupero, soprattutto dal punto di vista morale, sulle capacità tecniche di Righetti ovviamente non si poteva mai discutere. Intanto vediamo Bruno Conti che palleggia bene, poi va lui, senza tiro a pareggio, gol di Bruno Conti, capolavoro dell'ala mundial con un numero di altissima scuola tecnica, gran gol di Bruno Conti, ottavo minuto del secondo tempo, esplode il tifo dei sostenitori romanisti, abbiamo rivisto il gran numero di Bruno Conti, sicuramente il gol più bello visto in questo torneo di Los Angeles. Rivediamo ancora il gran gol di Bruno Conti che ha controllato il palleggio e ha realizzato il più bel gol di questo torneo di Los Angeles. Ottavo minuto del secondo tempo, Roma 1 Rosario Central 1, gran gol di Bruno Conti. E i fedelissimi, attenzione, dos cambios en el equipo Rosario Central. Prende. Sale il numero 4 José de Leo e finisce la partita. È uscito anche Toscanelli, quindi il Rosario ha fatto i suoi cambi e adesso andiamo alla solita lotteria dei calci di rigore.